dopo Monica Vitti, insomma, capito. Hai capito? Cos'è questo? Sono il tuo curriculum. Curriculum. Bene, sì, è un po' breve, diciamo. Sì, sì, beh, però magari non sapevi. No, ma è scritto molto piccolo, è pieno di roba. Allora, mentre io leggo, e lui porterà la parola scusa, mentre io leggo il curriculum di Luca Bizzarri, noi ci prendiamo un attimo di pausa, poi ne parleremo anche con Lodo Guenzi, Sabrina Giannini, Jacopo Veneziani e il gran visir delle parole di questa settimana, l'immenso Piero Angela. Dopo la pubblicità, non muovetevi, no, per carità. Carità. Fra poco, io leggo il curriculum, molto bene. Hai già finito? Bizzarri nato. Il curriculum cominciano dal fondo. E bentornati, Luca Bizzarri. La parola che ci porti è scusa. Prego. Sì, ma è una cosa personale mia, mi scuso con il pubblico. Che è successo? No, perché questa settimana ad Assisi è successa una cosa meravigliosa, una signora di 43 anni è entrata in un negozio di scarpe, si è misurata un po' di scarpe, poi quando è uscita è suonato l'antitaccheggio e gli hanno trovato delle scarpe che lei si era imbertata, come si dice a sì, Genova. Cioè, e... Anche a Genova lo dite, anche a Torino, sì. Invertare. Sono arrivati i carabinieri e la scusa di questa signora è stata: scusate, sono fuori di me perché ho appena fatto il vaccino anti-Covid. E io l'ho trovata meravigliosa perché, insomma, che poteva c'entra? Dire qualsiasi altra cosa, invece, anzi, spero che questa cosa la scagioni, perché comunque un'inventiva così è... Geniale. Sangue freddo, cioè riuscire... O forse era la prima volta che la usava, chi lo sa. Spero di sì, perché credo che avrebbe fatto notizia anche prima. Senti, ma una cosa del genere, se passasse, penso, sarebbe una, per la campagna di vaccinazione sarebbe una cosa straordinaria. Un incentivo. No? È un incentivo. Certo, si vaccinano tutti. Tutto quello che fai che... Purtroppo. Tu cosa diresti? Cioè, potessi usarla come scusa, per cosa la useresti? Non lo so. Per sposarmi, forse. adesso ne parliamo. Scusa. Ma tu invece, Veronica, adesso ne parliamo. Allora, guarda, se io avessi avuto questa cosa del vaccino, l'avrei usata, perché io ho fatto quello che ha fatto la signora. È una confessione orrenda. Che... Cosa? Sì. Allora, io reduce... Ma guardate, mi scuso. Ma sul reduce... serio? Sì, bruttissimo. Non so perché lo sto dicendo. Reduce dal Festival di Sanremo, 98. Quindi condotto. Ah, cioè, fa quell'effetto lì. Quindi, esatto. Potevo e dire... poi esci... Ho rubato un tagliere. Io sono una fanatica dei taglieri, ne avrò 50. Io amo i taglieri. Tutti. Guarda che Marianna si sta allontanando con scemo. La sedia. 50 tutti. No. 49 pagati, uno rubato. Però mi hanno ovviamente fermato. Sai, avevo appena fatto Sanremo, non è proprio una cosa che passa in così. Anche perché dove lo tenevi questo? No, l'ho nascosto nel carrello. Ho fatto una... Mi ha detto, scusi signora, lei... Io sono diventata verde... E poi credo di averlo pagato e avevo detto, ma com'è che mi è capitato qua questo tagliere? Però avessi avuto quella scusa lì, avrei detto, ho fatto un vaccino. Guardi, scusi. Però hai capito? Quindi mi scuso con tutti gli italiani, ho rubato un tagliere. Ma lei, adesso l'hai restituito? No, l'ho pagato, ce l'ho a casa e me lo tengo. Adesso sui social cominciano. Pensa fosse successo adesso, con i social ti avrebbero... Succederà. A proposito di social... Un certo Roberto ha twittato: anch'io dopo la seconda dose non ricordavo di essere sposato. Siamo tanti. Si cercano scuse. Allora, c'è chi come Roberto finge di dimenticare di essere sposato e chi come Edo scopre di esserlo per finta, perché a celebrare il suo matrimonio è stato un falso prete. E allora che si fa? La risposta ovvia sarebbe: beh, ci si risposa. Ma non è detto che succeda così. Guardate un po'. Io non riesco a credere che questo per 9 anni ha fregato tutto. Ha recitato la parte. Che poi mica solo i matrimoni, anche le messe, i funerali. Sì. Vogliamo rifare pure quelli? Anche le confessioni, ti rendi conto? Pensa a quanti segreti ha ascoltato questo. Sì, perché poi non essendo prete, non ha neanche segreto professionale. Ma io ci sono cascata totalmente. Poi comunque pensavo, perché siamo costretti per forza a sposarci tra un mese quando dicono loro, no? Potremmo anche tutti quanti prenderci un anno da single e poi uno si risposa, nel caso, dopo. Questa vi piace? No, e che cosa ci fareste voi con un annetto da single? No, io invece ho una proposta. Ci risposiamo fra un mese e partiamo pure per il viaggio di nozze. È un'idea geniale. Torniamo a Bali tutti insieme come la prima volta. Sì, scusa, almeno diamo un senso a questo matrimonio. Beh, veramente il senso sarebbe scegliersi di nuovo, no? È giusto. Ma almeno ci scegliamo di nuovo in un posto figo.
Ecco, naturalmente poi questo dialogo lo apprezzerete di più vedendo il film, perché capirete che i ruoli... C'è del torbido. Diciamo, c'è i ruoli non so, cioè, ci sono due mariti e due mogli, ma c'è poi del, diciamo... Ma di chi? Ma di chi? Ecco, sì, diciamo, ci sono delle situazioni... C'è del torbidume. Bizzarri, crescentini, gerini, che si sono... Insomma, vabbè, lasciamo... Vabbè. Per tutta la vita di Paolo Costella, che esce al cinema giovedì prossimo... Giovedì. È molto divertente, ma insomma lui è bravo come sempre, ma in questo film vabbè, non è dico, particolarmente non dico, io ti dico, ecco, agganciandomi a questo triste, dialogo, film triste anche questo, si piange da matti. Sì, sì, come? Sì, se vi insomma, dire, se vi piacciono le storie d'amore, io che frigno spessissimo, qua ho frignato proprio tanto. Però sai cosa diceva Shakespeare? Quando non li puoi far piangere, falli ridere. Quando non puoi farli ridere, lo spunto è leggero, bene. Però poi ci sono delle scene che arriva la stilettata nel cuore. E a me piace piangere. Vai Scottex in tasca. Vado a piangere. Bene. Agganciandomi al dialogo, cioè la seconda occasione, no? Uh-huh. Questo, perché poi l'idea è questa, la scusa del prete è falso, per dire, se uno scopre che deve risposarsi con la stessa persona, lo fa oppure no? Oppure ne approfitta per scappare? Cioè, secondo te, in queste situazioni, il primo spunto è più conservatore, cioè dire, mi tengo quello che c'è, oppure vuoi curiosarsi, più Ulisse, e vuoi andare a scoprire il mondo? Caro Gigi, No. Questo guarda, nella vita è il mio sogno, quindi tu non no, mi puoi far già... No, è che sono la persona sbagliata, perché io non essendo una specie di orso eremita, non ho fatto queste scelte così radicali, e quindi non mi può succedere di dover tornare indietro, per cui io sarei sul conservativo, nel senso che... Per me, se rimane tutto com'è, perché è meglio. E anche la pigrizia, no? Sì, po', esatto. Po'... Io alla mia età non posso più fare troppi cambiamenti. Ho le mie abitudini piccole, misere, di quelle campo. Però sapete, non so se volete dire qualcuno di voi, insomma, io ho sconvolto la mia vita. Tu sì, sì. Tu sei hai battuto tutti. Ma io però... sono un po' un orso eremita come lui, quindi io c'ho il cane, sai. Pure io. Noi coi cani siamo a posto. E tornassi indietro, non so mica. No, il cane, no? Qui, ragazzi, stavo dicendo eremita senza cani. Già il tagliere, adesso anche il cane sta messo malissimo.